Amici di Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati con noi per questo appuntamento. Abbiamo raggiunto il comprensorio territoriale di Val Dobbiadene. In questo momento mi trovo nella bella città di Conegliano Veneto. Siamo nel Borgo Vecchio, nel Borgo Antico, con questa meraviglia alle mie spalle. Allora, per questo viaggio incontreremo il principe incontrastato di questa terra, che è il vino prosecco, ma sarà abbinato a tanti gusti dell'ambiente stesso. Vedremo paesaggi meravigliosi, sorvoleremo le colline di Val Dobbiadene e incontreremo naturalmente tanti amici. Allora, sarà una puntata importante dalla provincia di Treviso con un grande vino, ma soprattutto con le nostre telecamere. E così, amici cari, dopo il carosello che la nostra regia ci ha regalato con le immagini straordinarie del centro storico di Conegliano Veneto, è arrivato il momento, dalla sala dell'adunanza dei battuti, di lasciare questo territorio e andare a San Pietro di Feletto, perché iniziamo a conoscere meglio il prosecco. Amici cari, abbiamo raggiunto il comune di San Pietro di Feletto. Sono con Ernesto Balbinot, una realtà produttiva importante del territorio. Chiaramente parliamo di prosecco, ma non solo, parliamo delle manzane. Intanto, le manzane è un nome che arriva da un vigneto, se ho capito. Sì, manzana non deriva da un vigneto, ma deriva da una collina, la collina di Manzana, dove noi abbiamo più appezzamenti. Da qui è nata l'idea di mettere le manzane per riunire un po' quello che era l'inizio dell'azienda. Esatto, allora azienda, parliamo, io ho detto di prosecco, ma non solo, perché chiaramente lavoriamo altre tipologie di uva, ma il prosecco qui regna, è principe. Parliamo di questo grande prodotto italiano che vi sta dando sempre più soddisfazioni nel mondo. Certo, il prosecco, dagli ultimi dati sappiamo che il 50% degli spumanti consumati nel mondo è di prosecco, per cui neanche di glera, ma proprio di denominazione prosecco, per cui DOC e DOCG, e sta dando effettivamente dei risultati inaspettati. È diventato un fenomeno, oserei dire, un fenomeno prosecco. Ecco, hai citato glera, faccio finta di non sapere nulla, perché hai citato glera? Perché, allora, il glera sta al Sangiovese come il prosecco sta al Chianti. Praticamente l'uva glera prodotta nella zona del prosecco dà il prosecco, certificata dal prosecco. Però l'uva è il glera. Io ho detto un'importante realtà produttiva del territorio, parliamo chiaramente di ettari di vigneto, perciò quanti ettari lavoriamo e poi quante bottiglie andiamo a produrre? Sì, allora noi lavoriamo 72 ettari, di cui 60 nella DOCG. Produciamo circa 900-910 mila bottiglie nel 2015. Di queste il 70% sono di DOCG. Una domanda che forse mi scuso già in partenza, magari sbaglio, ma per informazione, giusto per raccontare bene la storia, il prosecco nasce fermo, cioè non è un vino frizzante quando nasce? Sì, certo, il prosecco non è un vino frizzante quando nasce. Apro una parentesi, e il prosecco ormai è identificato come tutto quello che frizza e spuma. Comunque, inizialmente il prosecco è nato come vino tranquillo. Poi la successiva, diciamo, tipologia del prosecco era il frizzante col fondo, ce n'è ancora qualcosa. Poi si è un po' sviluppato la nostra tecnologia, sono nate le autoclavi, è nata quella che era un po' l'interesse attorno a questo prodotto, e la predominanza della tipologia è lo spumante. Noi comunque continuiamo a produrre del frizzante e produciamo tuttora una tipologia tranquilla di prosecco. E così abbiamo dato una buona informazione. Siamo circondati da vigneti meravigliosi, però c'è qualcuno che dice che con questi vigneti abbiamo un po' cambiato il paesaggio, abbiamo creato... Intanto sta arrivando il mezzo con cui andremo tra poco a vederli. Esatto, io mi sono permesso, perché effettivamente io faccio parte di questo territorio, sono nato qui e vedo quanto questo territorio è distrutto. È chiaro che qualche albero, qualche porzione di bosco ha lasciato posto ai vigneti, però
certe cose che vengono dette da certi disfattisti, non è vero che il territorio è distrutto. Fermati Ernesto, fermati, facciamo una cosa, è arrivato un mezzo che ci porterà in Alpi, è arrivato l'elicottero, andiamo a vedere il territorio e ne parliamo direttamente dall'elicottero. Perfetto, penso che meglio di quello non ci sia, toccheremo e vedremo con mano. E allora, rimanete con noi. Fatto, amici cari, siamo saliti sull'elicottero, ci siamo alzati, abbiamo preso il volo e stiamo sorvolando il territorio di cui vi stiamo parlando. Allora Ernesto, ti rifaccio la domanda che ho fatto prima in sala degustazione, cioè questo territorio, i vigneti, non hanno influito in modo negativo? Ma direi proprio di no, ed è per questo che noi siamo qui, perché voglio che vediate che non è assolutamente stravolto, rovinato il territorio. C'è stato qualche lavoro, qualcosa si è fatto, qualche bosco si è perso, però ritengo che il territorio sia tuttora, con l'aiuto del Viti, con l'aiuto di quello che è stato fatto, unico. Ecco, una cosa importante che stiamo già osservando ed è una cosa bellissima, è proprio l'unione tra il territorio e il lavoro dell'uomo. Sì, qui c'è veramente un legame tra territorio e uomo, in effetti vediamo che i paesi sono molto aperti, sono molto in mezzo ai vigneti, le case, i contadini vivono tuttora a contatto con la vite. Allora Ernesto, io ti ringrazio moltissimo, godiamoci le immagini dall'alto di questo territorio meraviglioso della nostra bella Italia e poi raggiungiamo proprio una località dove viene effettuata la ricezione turistica. Sapori e vini del territorio, il territorio del Prosecco di Valdobbiadene, Tiziano Poloni al mio fianco. Detto fatto, abbiamo citato la ristorazione, perciò la ricezione turistica, un pranzo con i sapori del territorio abbinati ai vini delle Manzane, perciò ai vini del territorio. Tiziano, che cosa avete servito? Allora, principalmente sul territorio, l'avete visto anche dall'alto, quindi un territorio bellissimo, che è fatto di vigneti soprattutto, ma anche di piccole realtà locali. E quindi questo è interessante anche per noi che operiamo in questa zona, che magari non ha il riconoscimento dei prodotti dopo IGP, però fanno dei prodotti sicuramente eccezionali. E mi riferisco soprattutto all'asparago. Un asparago bianco che viene proprio a 200 metri da qua, è un sapore dolcissimo e ho avuto il piacere di poterlo fare assaggiare insieme alla tacchina, che è una tacchina femmina, un prodotto agricolo sempre del territorio, secondo me è molto interessante. Ti blocco per un istante perché non abbiamo detto e l'ho fatto apposta, lui parla del territorio, parla di un asparago, ma parliamo di quale comune? Questo è il comune di Tarzo, questa è la frazione corbanese, però direi il vero, le cose migliori vengono proprio in questa frazione. Allora io abbraccio con grande affetto quello che tu hai appena detto e poi se ve lo diciamo noi di Terra, Sapori e Vini, insomma ci sarà un buon motivo. Rimanete in nostra compagnia perché raggiungo un suo collega, parliamo ancora di ricezione turistica territoriale.